Sapete dove è stato installato il primo bidet dell'Italia intera, il primo bidet della penisola italica? Ovviamente nel Regno di Napoli, ovviamente da queste parti, nella Reggia di Caserta. Sì, grazie a Maria Carolina d'Austria, moglie di Ferdinando Borbone, il bidet arrivò in Italia. E ovviamente i paesi del Mediterraneo ne fanno larghissimo uso di questo strumento di igiene: Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. I popoli del nord Europa purtroppo non sanno nemmeno che re. Ecco, Germania, Francia, Inghilterra sembrano addirittura ignorarlo, ma la cosa più incredibile è che loro sostengono che sia uno strumento antigienico. Ma così pazzo, cioè voi capite? Ognuno si fa il mondo in capo a sé. Qui nel meridione siamo sempre stati persone pulite. La dinastia dei Borbone era la fra le più pulite d'Europa. Pensate che Luigi XIV, il re di Francia, re sole, si racconta che avesse fatto il bagno in una vasca solo 3 volte in tutta la sua vita. Altro che. Noi qui a Napoli avevamo Francesco II, che nella vasca d'alabastro a Caserta fa arrivare per la prima volta l'acqua corrente, addirittura. Il bagno di Maria Carolina d'Austria, sempre a Caserta, quello dove fu installato il primo bidet, addirittura era un bagno straordinario, enorme. Pensate che aveva inventato, si racconta, un sistema di vetri e specchi che le consentiva di vedere, non vista, l'arrivo del marito e quindi di congedare velocemente il proprio amante attraverso una porticina segreta. Il bidet in realtà ha un nome francese, sì, infatti nasce in Francia, inventato da Messier de Rosières, e tutti i grandi palazzi francesi ne vengono dotati. A Versailles tutte le camere da letto verranno dotate di bidet. Ma di lì a poco, dopo qualche decennio, si diffonde l'opinione che questo bidet in realtà fosse un oggetto di meretricio, un oggetto destinato, insomma, alle case d'appuntamento, alle prostitute. Insomma, era inopportuno utilizzarlo. Immaginate la sorpresa dei consiglieri di corte a Caserta quando Maria Carolina chiede che le venga installato un bidet nel suo bagno privato. Evidentemente la regina sapeva i fatti suoi. Il bidet era talmente sconosciuto nel resto dell'Italia intera che quando all'indomani dell'Unità d'Italia i Sabaudi dovettero redigere inventario dei beni rinvenuti nella Reggia di Caserta, davanti a questo oggetto sconosciuto, un caporale dell'esercito sabaudo scrisse: "Oggetto di uso sconosciuto a forma di chitarra senza manico."